Nicola Osta, il funerale di Federico alla Bisola, cui salma è stata anche sottoposta ad autopsia. Indagini ancora in corso sulla dinamica dell'incidente. Lunedì in Piemonte torna la DAD per seconde, terze medie e superiori, ma si teme l'estensione del provvedimento per l'aumento dei contagi. Ne abbiamo parlato con il preside del Grandis di Cuneo, Milva Rinaudo. C'è anche il Carnevale Città di Saluzzo tra quelli storici premiati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Per la prima volta il nome della Fondazione Bertoni insieme a quello di altre 36 storiche realtà italiane. Volley femminile, le Pumine di Mondovì possono festeggiare l'accesso alla semifinale di Coppa Italia di A2 dopo aver battuto nettamente Soverato nel match disputato mercoledì sera al Palamanera. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegrande, edizione del telegiornale che si apre con la cronaca giudiziaria relativa ad un incidente stradale mortale avvenuto il 21 settembre del 2018, quando perse la vita Vivienne Babando, una ex insegnante artista nel territorio monregalese. Fu travolta di fronte a un ristorante sulla statale 28 a Vicoforte da un ragazzo che allora aveva 24 anni. È in corso il processo per ricostruire esattamente i fatti e capire quale sia la responsabilità del giovane che è accusato di omicidio stradale, e attualmente sono in fase di acquisizione le perizie da parte del tribunale che sta valutando il caso. L'udienza è stata poi rinviata al prossimo 4 di maggio, quando verranno ascoltati gli ultimi testimoni. Doveva essere, fra l'altro, fra questi era previsto anche Angelo Di Palma, ex comandante della polizia stradale di Mondovì, recentemente è scomparso. Fece però dei video che verranno comunque acquisiti agli atti nel corso del processo. Ed ora parliamo di un altro grave incidente mortale, più recente, è successo appena la scorsa settimana, è quello di Dronero, dove ha perso la vita un ragazzo di appena 16 anni per il quale sono stati concessi il nulla osta ai funerali. Si terranno domani, venerdì 5 marzo. Nulla osta ai funerali di Federico Alabiso, vittima dello scontro avvenuto sabato 27 febbraio a Dronero di fronte all'hotel Draconerium. Venerdì 5 marzo l'ultimo saluto al ragazzo, la cui salma prima è stata sottoposta all'esame autoptico, atto dovuto dalla procura di Cuneo che ha aperto un'indagine. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente: sono due le auto coinvolte, il SUV sul quale viaggiava Federico con altri due amici e la Mercedes di un artigiano muratore di Dronero, 47 anni. Lo scontro è avvenuto sulla provinciale, l'unico nodo da sciogliere come il SUV si sia immesso nel traffico, ma la responsabilità del muratore è certa. L'uomo viaggiava al di sopra dei limiti di velocità consentiti, fissati in quel tratto di strada a 50 km orari, ed è risultato positivo all'alcol test. Per lui sono stati convalidati gli arresti domiciliari e resta accusato di omicidio stradale, reato per il quale è previsto il carcere da 8 a 12 anni. Un'indagine parallela è in corso per risalire ai responsabili della sassaiola e ai danni dell'abitazione del muratore nella serata di lunedì. Un fatto gravissimo sul quale Don Banchio, durante la veglia di preghiera, ha voluto fare una riflessione esortando, nonostante il risentimento per la morte di un ragazzo, al dono della pace e della riconciliazione. Preghiere sono state poi rivolte a Pietro e Ciro, i due ragazzi in auto con Federico ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Uno è fuori pericolo, l'altro resta in coma farmacologico, ma avrebbe ripreso a respirare in autonomia. Ed ora parliamo del punto sulla situazione Covid sul territorio piemontese, partendo come sempre dall'analisi dei numeri che riguardano proprio la presenza del virus sul nostro territorio. I decessi ad oggi in Piemonte sono in tutto 9.437 più 26 nelle ultime 24 ore, nessuno è del territorio cuneese. Contagi sale di oltre 2167, infatti nuovi contagi in Piemonte, 281 sono della provincia di Cuneo.
Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva, anche qui il dato è in crescita, più 7, un totale di 188, sono in terapia non intensiva 2.171 persone, più 31 da ieri. In isolamento domiciliare, anche qui è in crescita, 16.785 in tutto, più 1.726 da ieri. Infine, i tamponi effettuati, oggi ne sono stati fatti 3.078 in meno rispetto alla giornata di ieri. Andiamo ai guariti, dato anche in questo caso in crescita, più 915 da ieri su tutto il territorio regionale, di questi 95 sono cunesi. Questi sono i numeri, numeri che purtroppo sono sotto controllo, sono dei sorvegliati speciali nel corso delle ultime giornate, perché da loro potrebbe determinare una nuova restrizione sul territorio anche cuneese, che il Piemonte per il momento resta infatti in zona arancione, salvo quelle zone ritenute più a rischio, delle quali abbiamo già parlato nel telegiornale di ieri, ma c'è il rischio che ci possa essere un inasprimento delle chiusure, soprattutto dal punto di vista scolastico. Già da domani la decisione potrebbe essere estesa infatti a tutte le altre scuole nelle zone più colpite dalla pandemia, quindi si potrebbe andare in DAD anche per i gradi minori rispetto alla seconda e terza media. Sull'argomento abbiamo sentito l'opinione del dirigente scolastico della Grandis di Cuneo, Milva Rinaudo. Istituto Grandis di Cuneo con la dirigente scolastica Milva Rinaudo per commentare quella che è una decisione arrivata proprio poche ore fa, ieri sera, quella della chiusura da lunedì delle scuole del Piemonte. Che reazione avete avuto? Come avete preso questa decisione? Ve l'aspettavate? Beh, in un certo senso ce l'aspettavamo e come tutte le altre volte noi siamo un tassello di un sistema e in questo sistema ci stiamo anche molto bene, nel senso che riteniamo assolutamente prioritaria la salute e quindi il profondo rispetto per le istituzioni e per chi decide. Detto questo, è chiarissimo che non può esserci istruzione senza salute e quindi non vogliamo in questo momento andare a fare analisi più complicate. Beh, che ce lo aspettassimo, direi che ho avuto qualche sentore, diciamolo così, proprio praticamente, oggettivamente, da quello che ho vissuto all'interno del mio istituto, un istituto che fino a venerdì non aveva praticamente nessuna classe in quarantena, nessun contagio evidenziato, e invece a sabato sera il numero è salito a 74. E quindi penso che il ragionamento debba essere fatto a livello molto generale. È un virus sconosciuto, è una battaglia contro uno sconosciuto che in alcuni momenti chi è esperto e ha molta, di certo la competenza che io personalmente non ho, cade anche in contraddizione. Credo che in questo momento il nostro senso del dovere sia fare con forza tutti la nostra parte. E con forza tutti la nostra parte vuol dire che gli insegnanti non hanno mai mollato, i ragazzi non ci hanno mai abbandonato e così le famiglie. E continueremo a farlo perché finirà e saremo noi a vincere questa battaglia. Adesso quindi si torna alla didattica a distanza. Cosa significa questo tipo di didattica per gli studenti? Appunto, gli studenti, come si è potuto anche parlarci e vedere le loro reazioni? Come hanno preso, come stanno prendendo questa decisione? Che insomma, penso che loro fossero contenti finalmente di essere potuti tornare alle lezioni in presenza e a vedersi tutti i giorni. Io alcuni ragazzi con cui ho parlato li vedo addirittura un po' disorientati e questo mi fa riflettere su quello che potrebbero poi essere le conseguenze a livello di crescita, ma loro stessi hanno un senso di responsabilità molto forte e penso che poi oltre alla didattica a distanza, questi ragazzi però hanno ancora, vedremo, un margine minimo di movimento, ma penso alle classi che in questo momento sono andate in isolamento, loro veramente non hanno più la possibilità di potersi muovere. Credo la DAD ci ha dato una grandissima mano, non avremmo potuto comunque
fare altrimenti e che strumento abbiamo adesso davanti. Se rifletto e vedo noi lo scorso anno, come adesso abbiamo fatto quello che noi abbiamo chiamato il pannello zero, andrà tutto bene all'ingresso del nostro istituto, mettendo quelle regole fondamentali che fanno parte della nostra quotidianità adesso, quindi il rispetto per il lavoro di tutti, l'igienizzazione, l'uso delle mascherine, eccetera. E quando entro e vedo andrà tutto bene, peso le parole e dico sì, però dobbiamo veramente crederci che andrà tutto bene. Dovremo imparare e anzi da questa lezione prendere tutto ciò che di buono ci viene dato. Sicuramente i ragazzi comunque sono quelli che sui quali in qualche maniera pesa maggiormente la didattica a distanza in questo periodo, non quando poi magari verrà utilizzata nel sistema quotidiano, ma non sono gli unici. Nel mondo economico sono in tanti che si preoccupano del fatto che i figli a casa comporteranno inevitabilmente un nuovo rallentamento nel mondo del lavoro. Vediamo quello artigiano. Presidente, i contagi purtroppo stanno aumentando e si parla di una chiusura delle scuole, quindi i ragazzi ritornano in DAD e ritornano in famiglia purtroppo. Questo che cosa significa anche per le imprese, per le piccole imprese artigianali? Ahimè, purtroppo per tanti miei colleghi che hanno queste imprese di piccole dimensioni, molto spesso il dover avere anche i figli a casa crea tutta una serie di problematiche. Sicuramente per un edile, piuttosto che per chi opera all'interno del mondo della panificazione, è complesso dover seguire l'attività lavorativa e anche quella di genitore. Quindi comprendiamo, ahimè, questi giorni la grande, diciamo, complessità di gestione di questo tipo di problematica, ma dall'altra purtroppo comprendiamo anche l'attività e le scelte che ha fatto la Regione per cercare di porre la sicurezza sempre in prima posizione. I contagi stanno aumentando, dobbiamo porre attenzione in questo momento per cercare di avere sicuramente fra qualche settimana o un mese la possibilità di ritornare ad una situazione diversa, perché ahimè noi non possiamo permetterci di arrivare ad una chiusura totale che comprenda anche il mondo delle imprese nella sua generalità, perché sarebbe sicuramente una battuta d'arresto che questo territorio non si può più permettere. Crisi sanitaria ma anche crisi economica. Sul problema ristori, come vi ponete? È il tema importante sul quale stiamo lavorando continuamente, sicuramente non il sottoscritto, ma i nostri rappresentanti sul sistema regionale, sul sistema nazionale. Confartigianato da sempre cerca di essere a fianco, anche qui, di un nuovo governo al quale abbiamo fatto presente quelli che sono stati i ristori dimenticati, di tante attività, non ultima tutte quelle attività legate al mondo della neve, al mondo della montagna, che ahimè purtroppo ha subito quest'anno una problematica importante, non avendo potuto mai aprire. Quindi noi abbiamo tantissimi colleghi che lavorano in queste aree, abbiamo incontrato i sindaci di questi territori per far conoscere loro quelle che erano le nostre possibilità e per garantire loro il supporto di Confartigianato, ma soprattutto il supporto ad oltre 700 imprese che gravitano all'interno di questi comprensori sciistici. Quindi anche qua massima attenzione alla problematica, sicuramente la massima attenzione dei nostri rappresentanti sul sistema regionale e nazionale per porre la questione. Ormai è trascorso un anno dalla preghiera di fronte alla Sindone nel Sabato Santo, una nuova ostensione televisiva e social è prevista anche per quest'anno proprio in occasione della Pasqua e in ricordo di quello che è successo un anno fa allo scoppio della pandemia. Lo scopo ovviamente è quello di lanciare un messaggio di speranza in un tempo che resta difficile. L'annuncio è stato fatto dall'arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia, custode pontificio della reliquia. L'evento si terrà sabato 3 aprile, Sabato Santo appunto, alle 17 dalla cattedrale. Sarà in onda sia sulle televisioni che sui social. Ed ora parliamo di ambiente, della decisione della Regione di estendere l'applicazione del semaforo antismog ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Una scelta che ha provocato la reazione dei sindaci, di molti sindaci della Grande. I primi cittadini capeggiati da Federico Borgna hanno scritto una lettera all'assessore regionale all'ambiente per chiedere che il provvedimento venga sospeso.
Il sindaco di Cuneo e presidente della provincia Federico Borgna, insieme ai colleghi di Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Busca, ha inviato all'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati una lettera in cui si chiede di sospendere i provvedimenti deliberati dalla giunta regionale il 26 febbraio 2021 che nell'ambito delle misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano hanno esteso l'applicazione del semaforo antismog ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Considerato il fortissimo impatto su popolazione, imprese, attività commerciali e agricole, sottolineano i sindaci nella comunicazione inviata alla Regione, si rende necessario un confronto e un approfondimento a tutti i livelli per arrivare a soluzioni condivise che possano coniugare le esigenze della salute pubblica con un territorio di area vasta come quello della provincia di Cuneo e delle sue aree montane. I comuni della provincia interessati sono i centri attrattori della popolazione, attività e mobilità di tutti gli altri centri limitrofi sul territorio provinciale, continua la lettera inviata alla Regione. Quindi l'impatto dei provvedimenti, oltre che riguardare la popolazione residente dei comuni interessati, coinvolge tutto il flusso di persone che giornalmente, per ragioni di lavoro, studio, affari e cura, si reca o transita attraverso quelle località. È assolutamente necessaria una differenziazione che tenga conto di territori montani e di pianura all'interno dei comuni oggetto dei provvedimenti regionali. Viene anche fatto un esempio, Valmala per Busca e Castellar per Saluzzo, ma anche comuni come Borgo San Dalmazzo che al loro interno hanno una viabilità strategica per le vallate. Sulla questione il sindaco di Cuneo, presidente della provincia Federico Borgna, ha spiegato: in attesa di un confronto con la Regione, con gli uffici preposti, stiamo esaminando la documentazione inviata e quindi, al momento, non sono state emanate apposite ordinanze. Un cauto ottimismo per quanto riguarda il commercio e l'industria, un ritorno al segno positivo che arriva al termine di un anno decisamente complicato con una produzione manifatturiera che ha registrato una flessione del 3,3%, frutto delle percentuali del primo trimestre meno 2,7% e del secondo meno 13,3%, l'unico ad avere riportato un più 2,7% in corrispondenza del periodo del lockdown e il settore industria dove sono riprese decisamente le commesse. Sono vari i motivi per i quali si sono registrate più commesse, anche la necessità di molte realtà economiche di fare magazzino nel settore metalmeccanico. Nell'anno del Covid è stato anche raggiunto il contratto del comparto, una situazione molto positiva secondo i sindacati, anche frutto del fatto che nel caso in cui ci sia una nuova chiusura si vuole continuare a lavorare senza dover affrontare delle vertenze sindacali. Ed ora ci spostiamo a Costigliore per il trasloco dei carabinieri della stazione del paese, ma il servizio verrà comunque garantito. Temporaneo trasloco dei carabinieri di Costigliole Saluzzo. Dopo aver lasciato la storica sede di via Savigliano, che ospita l'arma dal 1959, saranno ospitati per qualche tempo nella caserma dei colleghi di Verzuolo, nell'attesa che venga individuata una nuova caserma definitiva a Costigliole. In gergo si dice ripiegamento e si è reso necessario perché sulla sede storica dell'arma a Costigliole pendeva un ordine di sfratto da lungo tempo, come successo anche a Bagnolo Piemonte con il conseguente trasferimento dei militari nei locali della sede del Corpo Forestale. Il ripiegamento su Verzuolo sarà comunque una soluzione temporanea che certamente non priverà i territori di Costigliole Saluzzo, Piasco e Rossana delle fondamentali funzioni di presidio, vigilanza e prossimità svolte dai carabinieri. I militari continueranno a svolgere il proprio servizio nell'area di competenza attraverso le quotidiane pattuglie per il controllo del territorio. Sarà
inoltre garantito un servizio di accoglienza dei cittadini e di ricezione denunce presso i locali dell'ex ufficio anagrafe del comune di Costigliole Saluzzo. Lo sportello sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il personale addetto potrà essere contattato all'utenza telefonica del comune seguendo le indicazioni della voce guida. Per ogni esigenza o semplice informazione i cittadini potranno anche recarsi alla stazione Carabinieri di Verzuolo in piazza Martiri della Libertà tutti i giorni, festivi compresi, oppure potranno continuare a contattare i Carabinieri di Costigliole alla stessa utenza telefonica. Continuano ad arrivare finanziamenti per il territorio cuneese dopo quelli provenienti dal Ministero degli Interni e rivolti alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto da un punto di vista idrogeologico, che hanno riguardato 256 progetti della Granda, 100 dei quali già finanziati nel 2021 con oltre 50 milioni di euro spalmati in Granda. Arrivano anche i 2 milioni di euro e 200 mila della Regione Piemonte. Questa volta si tratta del cofinanziamento al 50% per la realizzazione di opere stradali, cimiteriali, municipali e di illuminazione. Il restante 50% dei progetti finanziati verrà coperto dalle casse comunali. Il bando per la richiesta dei contributi regionali e per le opere pubbliche anche quest'anno porta cifre notevoli al territorio cuneese, che dopo tanti anni di immobilismo potrà finalmente realizzare interventi importanti per i comuni anche di piccole dimensioni. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Saluzzo, dove nell'anno in cui non è stato possibile vedere sfilare gruppi e carri del carnevale, però la città del Marchesato in qualche maniera al carnevale non ha rinunciato. C'è anche il Carnevale Città di Saluzzo, tra quelli storici premiati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo, il FUS 2020. Per la prima volta il nome della fondazione organizzatrice, l'Amleto Bertoni, compare insieme a quello di altre 36 storiche realtà italiane, da Viareggio a Ivrea. Il bando a cui ha partecipato la fondazione metteva a disposizione un finanziamento totale pari a 763.423 euro, con l'obiettivo di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del paese e allo sviluppo del turismo stagionale. Il provvedimento tiene conto anche della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e promozione delle diversità culturali. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo, dicono dalla Fondazione, e di rappresentare la Regione Piemonte insieme a Chivasso, Ivrea e Santhià in una classifica così prestigiosa. Ma siamo soprattutto orgogliosi di non aver lasciato il nostro territorio, i carristi, le maschere e le scuole senza la festa del Carnevale nemmeno in questo 2021. Quello che è stato ribattezzato come il carnevale indoor più grande del mondo ha infatti raggiunto quest'anno 249.589 utenti unici su Facebook, con 79.240 interazioni, con i contenuti 81.875 le visualizzazioni video. Parliamo di elezioni amministrative. Anche quest'anno verranno rinviate al periodo autunnale. Il Consiglio dei Ministri lo ha deciso oggi, lo ha confermato Palazzo Chigi, che ha integrato l'ordine del giorno della riunione fissata proprio per le 17 di questo pomeriggio con il punto relativo alle date delle elezioni amministrative. La bozza del decreto prevede che le elezioni si terranno tra il 15 settembre e il 15 di ottobre, ma sono ancora suscettibili di variazione le date. 148 i comuni piemontesi chiamate alle urne, fra queste il capoluogo Torino, ma anche Novara, 4 quelli più grandi che andranno al voto a Cuneo, Tronero, Cavallar Maggiore, Caramagna Piemonte e Sampeire, ma è previsto un rinnovo delle amministrazioni sempre in Granda anche per Barbaresco, Casalgrasso, Casteldelfino, Crissolo, Entracque, Grinzane, Cavour, Lequiotanaro, Martignana Po, Melle, Monesi, Montaldo Roero, Nucetto, Oncino, Pezzolo Valdozzone, Ponte Chianale, Prazzo, Prunetto, Roccaforte, Mondovì, Roddi, Valdieri e Vinadio.
tutti andranno al voto in autunno. Ora la pagina sportiva, parliamo di pallavolo femminile. Mondovì può festeggiare l'accesso alla semifinale di Coppa Italia di Serie A2 dopo aver battuto nettamente Soverato nel match disputato mercoledì sera al Palamanera. La LPM BAM Mondovì vola in semifinale di Coppa Italia di Serie A2, un trofeo che da anni la società monregalese insegue e che ha sfiorato in un paio di occasioni, fermandosi in finale. Il primo passo per avvicinarsi al traguardo è stato fatto con la netta affermazione nei quarti di finale contro Soverato, match secco disputato al Palamanera, in cui la squadra di Delmati ha prontamente riscattato il passo falso di domenica scorsa. Mondovì ha subito fatto capire alle avversarie che aria tirava, partendo forte e non distraendosi mai nei primi due set, sempre condotti e vinti piuttosto nettamente. Nel terzo parziale c'è stato invece più equilibrio. Soverato ha provato a restare attaccata all'incontro, tenendo botta in avvio di set e tentando anche la fuga, ma le Pumine sono state brave a ricucire lo strappo e a spuntarla nel testa a testa finale, grazie ad un attacco della scatenata Veronica Taborelli, che ha chiuso la sua partita con 16 punti. Ma ora non c'è molto tempo per festeggiare il passaggio del turno. Le monregalesi sono infatti chiamate ad un tour de force nei prossimi giorni. Sabato si torna in campo, ancora in casa, per la seconda giornata della pool promozione contro Cutrofiano. Poi mercoledì prossimo altro impegno casalingo, questa volta per la semifinale di Coppa. A Mondovì arriverà Pinerolo per un derby piemontese che metterà in palio la finalissima. È stata una bellissima vittoria, 3-0 per questo quarto di finale di Coppa Italia contro Soverato, una bellissima gara e sicuramente ci riempie di gioia. Ci prepariamo per delle settimane intense, infatti sabato sera torniamo a giocare in casa per la pool promozione e mercoledì sempre in casa contro il Pinerolo per le semifinali di Coppa Italia. Sicuramente sono partite difficili, intense, ma sono certa che questo campionato ci riempirà di emozione. E siamo arrivati in chiusura del telegiornale, a voi come sempre un grazie per averci seguito, arrivederci.